Sì, va. Buonasera a tutti, siamo qui insieme all'assessore per fare la premiazione della mostra di Montevarchi e dintorni, dei nostri soci che hanno partecipato. E ora ci sono state anche delle segnalazioni per i migliori quadri, e partiamo da quelle lì. Prima di tutto si ringraziano i nostri voi partecipanti, e tutti i partecipanti si ringraziano vivamente di aver contribuito a questa manifestazione. E ora do la parola all'assessore e poi si passa alla premiazione. Oh, buonasera a tutti, è un piacere, mi metto qui perché se no non vi vedo tutti, mi giro. Ok, allora, è un piacere essere qui, devo dire io qui ci sono spesso, mi manca metterci la brandina, qui in un angolo posso anche viverci. E potrebbe anche essere plausibile, visto che sono sempre a Montevarchi, mio marito mi potrebbe anche buttare fuori di casa, sicché c'è un angolino, potrei sfruttare. Perfetto, allora ci siamo organizzati. Esatto, ci siamo organizzati. A parte gli scherzi, grazie a tutti, perché questa è un'associazione culturale che è vivacissima e che mi tiene su e fa bene il centro storico, veramente fa bene. Voi siete un valore aggiunto per la città, se grazie, perché so che nonostante voi seguiate la vostra passione, quanto possa impegnare una passione così, una mostra, realizzare un quadro, so che è veramente un bell'impegno. Tutte le volte che voi esponete, tutte le volte che c'è una mostra, create un'occasione per il centro storico di vita, per cui veramente grazie. Ringrazio anche Franco, che è il nuovo presidente di Arte in Valle, ringrazio il presidente storico Licio, che me lo sogno anche la notte, che mi dice, senti assessore ci sarebbe bisogno di, me lo sogno anche la notte. Però a parte gli scherzi davvero le vostre opere le ho viste, le ho anche votate, che spero che i risultati siano come dire consoni a quello che ho votato io, vuol dire che ci ho capito qualcosa, però non è, vediamo, non è garantito. Però a parte tutto, davvero grazie davvero perché siete fondamentali per questa città. Che non mollate, qui si muore da eroi, che non si molla e tutti insieme si guarda se si riesce a risollevare il centro storico di questa città bellissima. Grazie a tutti, grazie. Allora, i segnalati sono Lucia Brogi. Vai davanti al tuo quadro, ti fa la foto. Dov'è il tuo quadro? Il filmatino addirittura. Fammi vedere anche il coso. Giovanni. Fammi vedere anche quello di testa. Vai. Poi Giovanna Aston. Allora ci do io. E ha sempre dei motivi. Sì, tengo io. Vai. Fatto. Giovanna Daimeli. Non c'è. E vado io. Ecco. Ok. Vai. Maria Cristina Finisco. Non è qua giù. Allora l'aspetto qua, Ah, questo lì. I piccoli buffi. Ma è simpaticissimo. Non sei scarsa. Vai. Fusco Antonella. C'è la certificazione. Abbiamo paura di essere arrestati. Vai. Vediamo se butto. Jessica Stella Dor. Grazie Jessica. Questo è quello Jessica.
questo. Ora si vede. Ora si vede. Dico architettonico. Ah, non so. Aspetta, non mi strappare. Un applauso a Francesco. Grande diversi. Ho sempre sospettato che avessi una vena artistica. E ora si passa dai due premi che sono a pari merito. Ma chi l'avrebbe detto? Io lo so, tu l'hai te introdotta nella via dell'arte, capito? Patrizia Petracchi. Complimenti, complimenti. Vai al quadro. Ma c'hai il premio, Qua è il premio. No. Aspetta, C'è la targa. Vai, ecco la targa. Complimenti, Patrizia. Grazie. Foto con l'assessore. Foto, ora siamo dietro, si mette dietro Franco. Ecco, dai. Là, anche per traverso. Se no dove vieni tu, Tania? E al quadro, vai al quadro. Fai sempre. E ora davanti all'opera, Mi vedi anche l'attestato, ce la fai? Vai, mondiale. Fabio Fabbrini. Vai, almeno fatelo vedere anche vicino al quadro. Aspetta. Ficio, tu sei attento stasera. Vieni a fatelo vedere anche vicino al quadro, vai, così si fa. E ora abbiamo il primo classificato. Primo classificato. E poi il primo di tavolo. Tanto ti fa a te e poi vai a giudicare. Grazie. È il bacino università. Primo classificato Giancarlo Arrigucci. Piccolo video che se posso lo aggiungo poi a quell'altro. Aspetta. Allora, come risposta nemmeno a spedire qua, perché Bello. Di delle quattro dimensioni. Sì, sì, ora ce lo spiego. Ora ce lo spiego. Allora, aspetta, però posso essere, se non mi asca è un po' danno. Questo è un quadro in quattro dimensioni. È un quadro in quattro dimensioni perché, a parte le due dimensioni del quadro, la profondità che è la terza dimensione immaginaria, diciamo, si vede nel dipinto, poi c'è anche il tempo che è un ciclo di un giorno che si svolge intorno al cielo del paese Messico, fondato in questa maniera. Questo è Caposelvi, ponte di Tricesimo, l'entrata, la chiesa e questa casa qui è un po' anche cubista questo quadro, perché è vista da sia da questa prospettiva che da quell'altra. E questo è il cielo di un giorno, vedi, c'è l'alba, che è arancione, il giorno, la sera, il tramonto e la notte. E questo che ha fatto. Noi vi si ritrovi. Ci sono rientrato. Ci sono rientrato. Ci vediamo alla prossima. Bene, grazie a tutti.